Il decreto governance PNRR prevede che il 40% delle risorse allocabili territorialmente siano destinate al Mezzogiorno, con una cabina di regia che coordina gli interventi del piano. Sembra però che tale clausola non sempre sia rispettata, soprattutto dal bando del Ministero dell'Università e delle Ricerche e dal bando che prevede 2,4 miliardi per gli asili nido, che utilizza dei criteri penalizzanti, soprattutto per il Sud, in particolare per la Campania e la Sicilia. È peraltro difficile monitorare in via preventiva tali criteri utilizzati anche per l'attuazione dei singoli progetti. Ecco perché, data la sua sensibilità, le chiediamo quali sono, se ci sono, le modalità di controllo e monitoraggio previste da questo decreto anche rispetto alla fase preventiva della elaborazione e della predisposizione dei bandi, per evitare che il Sud sia il fanalino di coda rispetto alle risorse destinate in questo momento e utili per il nostro Mezzogiorno.